Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti, grazie soprattutto per essere venuti così numerosi, quasi inaspettatamente, ma positivamente. Purtroppo stavo valutando anche di salire sopra in una lavagna grande, ma c'è una lezione in corso, quindi non possiamo spostarci, ma insomma prego tutti di mantenere la mascherina e questo ci dovrebbe consentire di rispettare un po' di distanziamento fisico. Allora, per me è un piacere essere qua, ovviamente, e a presentare il libro di Simone Rossi, se non erro la prima fatica editoriale di questo spessore, ovviamente in un certo senso funziona? Ah, grazie. In un certo senso tutti i professori sono in qualche modo scrittori, perché una delle nostre attività è quella di scrivere articoli scientifici in riviste specializzate, ma poi ogni tanto qualcuno, e molto meritoriamente, si cimenta anche in opere letterarie più corpose, come ha fatto Simone raccogliendo all'interno di questo libro non soltanto la propria attività di ricerca, ma raccogliendo all'interno di questo libro anche qualche input nuovo, qualche ispirazione, qualche suggerimento, e mettendoci dentro anche un po' della sua creatività, che gli consente di affrontare il tema, un tema così, così importante come il funzionamento di quello che secondo alcuni è l'organo più importante del corpo umano, cioè il cervello, di affrontarlo da una prospettiva nuova. Permettetemi anche di dire che ci sono due elementi che mi piace sottolineare. Il primo è che questo lavoro valorizza in generale una scuola neurologica, una scuola di neurologia che a Siena è sempre stata importante, ha sempre avuto un rilievo, un prestigio nazionale ed internazionale assolutamente rilevante, e insomma, e questo è un po' la soddisfazione, la gratificazione del nostro Ateneo nel vedere che questa scuola continua a produrre contributi importanti per l'avanzamento degli studi all'interno di questa disciplina. Ma siccome le tradizioni sono importanti, ma le tradizioni significano poco se non si fosse capaci di innovarci continuamente, e quindi di continuare la tradizione e continuare a produrre tradizione, se mi passate il termine, è importante anche che dentro a queste grandi scuole poi si sia capaci di affrontare nuovi argomenti o di affrontare argomenti vecchi, argomenti tradizionali da punti di vista diversi. E questo credo sia il pregio di quest'opera, il pregio del lavoro di Simone, del suo staff, il pregio di un lavoro che ha l'ambizione di raccontare un pezzetto del funzionamento del nostro cervello con una prospettiva un po' particolare. Sono anche grato ai due colleghi che ci aiuteranno a capire meglio qual è la portata dell'opera di Simone, il professor Rossi, professor Alessandro Rossi, che è direttore della clinica neurologica del nostro Ateneo, e il professor Rossini, che ha avuto un ruolo, credo che lo si possa dire, nella formazione di Simone, che in questo momento è direttore del reparto di neurologia di un IRCCS romano, adesso mi sfugge il nome, San Raffaele. Quindi abbiamo due scienziati di spessore che presentano un altro scienziato che si è cimentato in quest'opera e che ha messo a disposizione queste sue riflessioni a disposizione di tutti coloro che sono interessati.
La quantità di persone presente a questa presentazione mi fa pensare che ci siano molti che sono interessati ad ascoltare che cosa c'è in questo libro e a questo punto credo che la cosa più giusta da fare sia quello di passare la parola al professor Rossini che ci racconterà il suo punto di vista su Simone e sulla sua ultima opera. Grazie. Siamo costretti a stare seduti quando parliamo perché dobbiamo parlare in quel microfonino grigio che ci consente di far ascoltare le nostre riflessioni a chi è collegato in streaming. Anche perché chi è vecchio è più comodo, seduto come il sottoscritto, per cui magnifico rettore, caro Alessandro, caro Simone, sulle onde del mio elettroencefalogramma provo a braccio a condividere con voi un po' di riflessioni. Questo libro io l'ho letto nel corso di un weekend sul finire dell'estate, di fronte al mare dell'Argentario. A un certo punto mi sono dimenticato del mare, della bellezza della natura e mi sono immerso a tutto titolo in quella che è la storia di 30 anni della neurofisiologia clinica e non solo clinica, quella applicata all'uomo, che sono la storia di Simone e, se me lo permetti, in quota parte anche la mia storia. Sorvolo sulla parte iniziale che è molto fisiologica, molto ben fatta, e quindi dà un background al lettore anche non particolarmente istruito su quello che è la fisiologia e la neurofisiologia, e mi concentro su quello che poi è stato lo zoccolo duro dell'attività che Simone ha svolto e che ha portato a un'ottima produzione scientifica. Diceva il rettore prima che noi come docenti abbiamo in qualche modo l'obbligo, il dovere di condividere con la comunità scientifica nazionale e internazionale quelli che sono i risultati dei nostri studi, e Simone devo dire che ha una produzione scientifica di primissimo livello, di cui l'Accademia si è accorta un po' tardivamente. Sono vecchio, come ho detto all'inizio, quindi posso parlare liberamente avendo concluso. Nonna del libro Avendo è detto meglio concluso, tardi che mai. meglio tardi che mai, avendo concluso il mio iter accademico, per cui posso tranquillamente dire che Simone sarebbe dovuto entrare nell'alveo della neurologia e della neurofisiologia italiana accademica molto prima di quello che gli è stato concesso, se non altro perché avrebbe portato l'impeto della sua fantasia e della sua creatività con ottimi frutti. 1980, due fisiologi inglesi abbastanza folli, anzi uno un ingegnere, anche lui però professore di fisiologia, pubblicano un articolo in cui dimostrano per la prima volta che era possibile stimolare il cervello dell'uomo attraverso il cranio in modo non invasivo. In realtà c'erano stati tentativi, sempre di italiani, negli anni 50 che erano finiti tutti male, con crisi epilettiche, con danni importanti. Vi ricordo che eravamo nell'epoca ancora in cui l'elettroshock dominava la storia della psichiatria internazionale e quindi le uniche esperienze fatte serie utilizzando la corrente elettrica sulla funzione del cervello venivano sostanzialmente da quegli studi. Molti italiani, in quota parte anche inglesi e tedeschi e stranamente anche russi. Questi due inglesi dimostrano che impiegando delle correnti ad altissimo voltaggio si poteva stimolare in un soggetto integro e sveglio la corteccia motoria producendo dei movimenti nelle varie parti del corpo umano che riflettevano l'organizzazione anatomica e funzionale dell'area motoria del cervello. Da lì è nata un filone che non si è mai più interrotto, che ha prodotto oramai decine di migliaia di articoli su PubMed, chi ha voglia di andarli a cercare. Dal 1980 c'è un picco di crescita
mostruoso, anche perché nel 1985, lì comincia già una storia personale, perché ero presente a Londra, Tony Barker, un altro ingegnere dell'Università di Sheffield, dimostra che un toroide contenuto all'interno di un contenitore rotondo, attraverso cui si fa passare una corrente molto violenta nell'ordine di migliaia di ampere, accostato alle strutture eccitabili del sistema nervoso centrale e periferico, li stimola senza nessun contatto diretto. Uno dei giochini preferiti che si faceva in clinica neurologica in quegli anni era di mettere questo oggetto sul cappotto di una persona e di dargli uno stimolo, e di colpo il braccio di questa persona saltava senza che ci fosse nessun contatto diretto e nessuna percezione di reale dolore. Da lì in poi, e Simone questo lo spiega molto bene, è arrivata un armamentario che permetteva, in linea teorica, uno, di stimolare aree cerebrali in modo non invasivo e, per quanto se ne sapeva e si è saputo dopo, in modo anche sicuro, per fortuna. Due, successivamente, di interferire con la funzione delle reti neurali, che all'epoca ancora non se ne parlava tanto in termini di reti, ma comunque di stimolare delle aree del cervello facilitando o bloccando la funzione che il cervello stava facendo in quel momento. Quindi se il soggetto stava compiendo una qualche azione, sia cognitiva che motoria, stimolando il punto giusto, tu la potevi o facilitare, renderla ancora più efficace, o bloccare per un attimo. Un'arma formidabile, detta così. Poi inizia il periodo in cui questo tipo di stimolazione viene proposta dal punto di vista terapeutico. Anche qui non siamo nella novità, Simone fa una ricostruzione storica che parte addirittura dagli anni dell'antica Grecia e poi dell'antica Roma, in cui l'uso del pesce torpedine applicato alla testa per trattare la cefalea, quindi c'è sempre stato una specie di feeling tra l'elettricità e il trattamento delle malattie neurologiche e mentali, da sempre. Però per la prima volta noi potevamo realmente misurare quanto si stimolava, dove si stimolava e quali erano le aree cerebrali sottostanti e anche collegate con quelle stimolate che venivano attivate da questo stimolo. Simone su questo ha portato una serie di contributi straordinari. Lui arrivò nel mio laboratorio, nel mio gruppo a Roma, ricostruivamo oggi intorno al 94-95, in realtà già c'era un legame forte con la neurofisiologia di Siena, perché già altri colleghi precedenti erano passati in modo produttivo, quindi con articoli importanti usciti all'inizio degli anni 90, e si ritrovò in mezzo a un gruppo di folli, nel senso che noi ci anestetizzavamo con iniezioni di anestetico locale i nervi delle braccia e delle mani, bloccavamo il circolo del sangue con i manicotti della pressione anche per mezz'ora, con il rischio anche di produrre qualche danno non transitorio ai nostri nervi periferici, perché eravamo convinti che modulando la percezione sensoriale e il controllo motorio in periferia si cambiava transitoriamente anche l'organizzazione anatomo-funzionale delle zone di cervello connesse, e ha prodotto degli articoli che sono stracitati. Poi io gli feci la grande proposta di cui ancora soffro, perché lui mi rispose di no, resta a Roma, resta con noi. Mi chiedo ancora cosa sarebbe successo se lui avesse risposto di sì. Sono convinto che non solo l'allegria che ha sempre portato in laboratorio, perché è un soggetto particolare il nostro Simone Rossi, ma una certa vena di follia che ha sempre avuto nelle idee che portava, da quella del bombolone, uno che riesce a pubblicare su una rivista internazionale che la vista del bombolone piuttosto che di una saponetta provoca attivazione differenziata sui circuiti cerebrali, è un folle vero, ma che evidentemente viene apprezzato. C'era pure il salame di mezzo e la mortadella, sì. Quindi la visione era la mortadella. La visione di cibi o la visione di oggetti simili ai cibi ma che non erano commestibili attivava in modo differenziato, quando si andava a stimolare varie aree del cervello,
in modo ovviamente diverso. Poi ci fu un periodo durante il quale ero direttore scientifico di un istituto di Brescia che si occupava di Alzheimer, che non decollava, avevamo bisogno di buone pubblicazioni, e chiesi a Simone venire da noi per un periodo. Stette 6 mesi, il frutto fu un articolo su Nature Neuroscience in cui dimostrava che stimolando separatamente alcune aree frontali di destra e di sinistra si poteva facilitare o bloccare i momenti di deposito o di recupero dei nostri ricordi. La nostra memoria è un magazzino gigantesco in cui ci stanno tanti scaffali dove noi dobbiamo saper mettere, quindi i ricordi vanno posti nel posto giusto, altrimenti non li ritrovi, ma poi dobbiamo avere un meccanismo di recupero che ci dice dove, a quale scaffale andare a prendere quel ricordo per poterlo incastrare all'interno di un processo di memoria articolato. Eravamo qui negli anni inizio millennio, quindi anni 2000. Si è cominciato ad interessare, incontrandosi anche lui con gli ingegneri biomedici ad aspetti di robotica, è entrato in sala operatoria per tutta una serie di cose importantissime sulla stimolazione cerebrale profonda, invasiva in questo senso, ma dal punto di vista terapeutico non c'erano alternative, e poi ha cominciato a interessarsi di un altro aspetto che io trovo probabilmente quello del futuro, cioè la interazione tra le onde elettromagnetiche che il nostro cervello produce e che sottostanno tutte le funzioni del nostro cervello. Non esiste una funzione che voi state compiendo in questo momento, sia che stiate ascoltando, sia che siate distratti, che non si rifletta nel vostro elettroencefalogramma. Noi non siamo tanto bravi nel carpire, nell'estrarre queste informazioni dal vostro segnale elettroencefalografico, ma vi assicuro che ci sono tutte. Questo segnale cambia in presenza di patologie e cambia in presenza delle varie funzioni del cervello. La domanda era: possiamo noi modulare questo segnale dall'esterno senza produrre danni prima di tutto, o addirittura producendo un'interferenza positiva con le funzioni che questo cervello in quel momento sta compiendo? La risposta che comincia a emergere da ricerche recenti del gruppo di Simone e di tanti gruppi in giro per il mondo, incluso il nostro, è certamente sì. È possibile modulare con correnti elettriche a basso voltaggio veicolate in modo appropriato su alcune aree del cervello per i tempi giusti, i ritmi sottostanti, creare in qualche modo, prendere per mano i ritmi buoni per permettere che quella rete neurale esprima il massimo della sua efficacia nel momento in cui questo serve. Un momento che può essere la memorizzazione di una nozione, che può essere l'apprendimento di qualche cosa di nuovo, che può essere la creazione di uno skill motorio piuttosto che anche il modulare il livello di emotività e di sensazioni emotive. Come vedete, si comincia ad andare borderline su aspetti anche di etica non secondari, non banali. C'è molta anche discussione su se e quanto queste metodiche possano rappresentare una qualche forma di doping. Negli Stati Uniti, che in queste cose nel bene e nel male sono sempre avanti, già hanno venduto decine di migliaia di device che la gente si porta a casa per stimolarsi quella o quell'altra parte del cervello autonomamente, ritenendo senza nessun controllo medico di potenziare alcune funzioni piuttosto che di inibirne delle altre. Sto ancora aspettando il primo articolo che mi dimostra che anche la potenza sessuale viene aumentata, dopodiché avremo coperto tutto lo scibile possibile. Cosa dire di più? Vi avrò già annoiato, ma lo stesso entusiasmo che Simone ha messo in questo libro è l'entusiasmo che a 71 anni e passa ciascuno di noi porta ancora dentro. È divertente fare ricerca, la si può fare in modo allegro, e Simone, devo dire che su questo ha avuto un grande merito. Non banalizziamo l'importanza dell'allegria in un laboratorio. Il feeling positivo di un gruppo che si diverte nel fare le cose che fa, e magari dopo
la fine di un esperimento è andato bene o è andato male, trovo anche la gioia di prendere una pizza insieme, è fondamentale, a mio avviso e nella mia esperienza, in una ricerca di successo. Simone è una, un fiore, io lo vedo così, cresciuto nonostante tutto, è maturato bene nonostante tutto, che va ancora colto nella sua pienezza. Io spero che negli anni che gli rimangono davanti, perché mi sembra sempre un eterno ragazzino, in realtà gli anni sono passati anche per lui, gli venga data da questo Ateneo e dalla realtà della ricerca italiana la possibilità di esprimere quel potenziale di innovatività e di creatività che lui continua a portare con una mente giovane, molto più giovane della sua anagrafe. Tu non lo sapevi, ma è così. Mi fermo qui, anche se potrei continuare per tutta la serata e la notte, ringraziando Simone per quello che mi ha dato e ringraziando Alessandro per il fatto, per lo spazio che ha ritenuto di creare nel tempo attorno a Simone, e nella speranza che si possa continuare. Noi abbiamo una cinquantina di reticoli insieme, io spero che prima che Padre Eterno mi porti in altre sedi di poter raddoppiare almeno questo numero. Grazie a tutti. Non è affatto un compito facile per me. Intanto parlare di Simone, perché nonostante il distanziamento sociale viviamo quotidianamente molto vicini. E poi inserire qualcosa di aggiuntivo rispetto a ciò che ha detto il professor Rossini. Scelgo di andare oltre le pagine del libro. Intanto definendo questo libro di test, questo libro disobbediente. È un libro disobbediente rispetto ai canoni che separano un libro di carattere strettamente o squisitamente scientifico da un libro che deve avere anche un carattere divulgativo. D'altra parte, e qui faccio una citazione per compiacenza accademica, come diceva Romano Luperini, i canoni sono sempre soggetti a rottura, si fanno e si rifanno continuamente nel tempo. Simone ha unito queste due cose. È un testo che ha un carattere scientifico, ma nello stesso tempo fruibile. Sì, questo esprime anche le caratteristiche dell'autore. Seppure con parole molto garbate, Simone è una persona trasgressiva e questo fatto è non necessariamente ha una connotazione negativa. Fa parte delle parole o compendia le parole che Paolo precedentemente ha detto. Andare oltre ciò che Simone scrive significa obbligatoriamente accennare al fatto che Simone sta parlando nel suo libro delle modalità di comunicazione che i neuroni utilizzano. Siamo così orgogliosi della nostra rivoluzione digitale e spesso, come Simone descrive nella prima parte del libro, ci dimentichiamo che 600 milioni, scusate, di anni fa, con la comparsa dei primi neuroni nella Terra, essi utilizzano e cominciano a utilizzare un linguaggio di tipo digitale. Per cui il nostro orgoglio e il nostro morboso legame con i nostri smartphone
dovrebbe essere un po' temperato dal fatto che è vero che abbiamo fatto una rivoluzione, ma abbiamo soltanto dopo un po' di tempo emulato quello che la natura aveva già prodotto. Nella seconda parte del libro Simone si sofferma invece sull'altro aspetto della comunicazione tra le cellule, che è un aspetto strettamente analogico. Digitale ed analogico nella attività dei nostri neuroni è di fatto inseparabile. E come ha detto precedentemente Paolo Rossini, modulare l'attività di segnali continui, quindi di carattere analogico del nostro cervello, è stata una grande conquista per le neuroscienze, non solo ovviamente il fatto di saper modulare attraverso l'estimolazione magnetica che ha citato Paolo Rossini, l'attività digitale. Digitale ed analogico sono inseparabili, come nel nostro linguaggio utilizziamo in realtà parole, utilizziamo fonemi per comporre parole, parole per fare frasi, ma la sintassi e la punteggiatura possono cambiare segno alle nostre parole, così come l'attività di tipo analogico cambia segno alla attività generata in forma digitale. Penso che il fatto che questo libro richiami o perlomeno suggerisca o istighi a pensare, il rettore diceva forse è l'organo più complesso che noi possediamo, certo è un sistema assolutamente complesso, ma riflettere sul fatto che la modalità di comunicazione del nostro cervello utilizza strumenti così arcaici e nello stesso tempo innovativi è una cosa, dal mio punto di vista, assolutamente emozionante. E il libro parla oltre le sue pagine di questo. Che cosa fa il nostro sistema nervoso centrale o il nostro cervello? Acquisisce informazioni, le elabora, le immagazzina e le genera. E questa attività, che poi è la sintesi della funzione del nostro cervello, è una cosa sulla quale spesso, persino noi che ci occupiamo di questo, ci sfugge, così orientati e focalizzati su aspetti specifici e peculiari. Quindi io non ho da aggiungere moltissimo a ciò che ho detto, se non il fatto di portare con noi l'idea che questa alterazione di canoni letterari che ha utilizzato Simone porta inevitabilmente a riflettere su macroscala ad aspetti che vengono del nostro sistema nervoso centrale, del nostro cervello, che rischiano di essere dimenticati. E per me, devo dire, è stata una delle cose che mi ha generato più suggestione la lettura di questo libro. Il fatto che vi sia una attenzione alla neuromodulazione dei segnali continui e nello stesso tempo la modulazione dei segnali digitali del nostro cervello. E voglio anche dire che noi non ci saremmo mai potuti accontentare di uno zero o di un uno, perché tra lo zero e l'uno c'è un infinito che soltanto strumenti di tipo analogico possono riempire. E questa è la grande, dal mio punto di vista, la grandissima emozione che guardare il cervello produce, non solo in chi ritiene, come me, che
se dovessi scegliere, sceglierei il neurone come la cellula prediletta. Ma anche per chi, non facendo questo tipo di attività, guarda al cervello, non necessariamente con ammirazione, ma certamente con una inevitabile passione, visto che tutto ciò che ci riguarda è lì. Grazie. Ma che dire? Dopo queste parole è difficile dire qualcosa, non so, di anche di sensato. Oltre agli ovvi ringraziamenti a Francesco, il rettore qua, che ha dato la possibilità di presentare questa opera prima, e alle sentite parole di Rossini e di Alessandro, io vi posso raccontare, anche perché così mi emoziono di meno, di qualche episodio buffo, per esempio, che è successo quando era a Roma, no? Il professor Rossini prima vi ha raccontato di questi esperimenti che si facevano, anche perché non c'erano i comitati etici allora, per cui si poteva essere un pochino più, no? C'era meno controllo in questo senso. Una delle cose che si faceva era si registrava l'attività elettrica evocata nel cervello, cioè si dava una piccola corrente elettrica su un polso, per esempio, e si registrava l'attività prodotta dalle nostre cortecce sensitive, dalla corteccia sensitiva primaria controlaterale al lato stimolato. Per far sì che queste registrazioni venissero bene, si doveva, diciamo, ripulire un po' la cute del cervello dove veniva appoggiato l'elettrodo, perché se no nel segnale, in questa traccia, segnali che si registrano dal cervello sono di pochi microvolt, per cui questa traccia sarebbe venuta un po' troppo sporca e non si sarebbe potuto leggere bene l'attività cerebrale. Il professor Rossini aveva un modo per abbassare quelle che si chiamano le impedenze, cioè il contatto elettrico fra l'elettrodo e la cute, un po' cruento, cioè non so se l'aveva inventata lui. Comunque c'era una punta smussa di una siringa che lui infilava anche con un sottile velo di crudeltà nel buchino dell'elettrodo, che è un dischetto di metallo, e cominciava a girare questo ago. L'impedenza effettivamente andava ben al di sotto dei limiti consentiti. Ecco, io su C3 e C4, che sono i punti corrispondenti sullo scalpo delle cortecce sensitive primarie, ho sempre le cicatrici di questi abbassamenti dell'impedenza che ci faceva il professor Rossini. Però i segnali venivano bene e riuscivamo anche a pubblicarli piuttosto bene. Un'altra cosa buffa, ve la racconto, tanto questi episodi non ci sono nel libro, per cui non inficio la lettura a nessuno. Sempre il professor Rossini ha rammentato prima l'esperimento che abbiamo fatto sull'olfatto, no? Quello sulla mortadella, sul bombolone, sul salame, che ha avuto anche una sua risonanza scientifica, perché per la prima volta è stato dimostrato, con queste metodiche di stimolazione cerebrale non invasiva, la possibilità che sistemi apparentemente disconnessi fra di loro, come il sistema motorio e il sistema olfattivo, in realtà potessero interagire bene, quelle che si chiamano le interazioni cross modali. Allora, questo è stato uno dei setting sperimentali più divertenti che io abbia fatto in tutta la mia carriera, perché funzionava così: siccome volevamo essere al massimo ecologici, la mattina un nostro collega psichiatra, Alberto De Capua, che partecipava all'esperimento, passava tutte le mattine da un alimentari che aveva vicino a casa sua e comprava la mortadella, la fettina di salame, e poi passava dal bar e comprava anche il bombolone, no? Per ottenere dei buoni risultati in questi esperimenti ci vogliono tanti soggetti, per cui lui da questi... ogni giorno c'era un soggetto differente.
verso la ventesima mattina, quella dell'alimentari, gli chiese: dice, ma dottore, ma come mai lei tutte le mattine compra una fetta di mortadella e una fetta di salame? Dice, no, sa, si fa una cosa particolare in ospedale, si studiano. Quindi vi potete immaginare veramente il divertimento, che poi è uno dei fattori fondamentali per cui uno fa questo lavoro, no? Perlomeno io credo di avere la fortuna di fare un lavoro che mi piace e che mi fa divertire, ma credo che questo potrebbe dire anche Domenico Pratichizzo per la sua parte di robotica, no? Infatti non a caso ci siamo trovati e si fanno delle cose insieme. Io non mi sento uno scrittore, no? Ma cioè, non sono uno scrittore, io sono semplicemente un neurologo, uno scienziato che, da quanto gli è piaciuto quello che ha fatto per ora in questo pezzo di vita, l'ha voluto scrivere. E mi fece estremamente piacere un commento che mi fece il professor Rossi Alessandro, con il quale colgo l'occasione ufficiale per dire che non siamo parenti, per cui non... un commento che mi fece a una versione preliminare del libro, in una mail mi scrisse, dice: Simone, ti faccio i complimenti perché sei riuscito a raccontare una storia di neurofisiologia. E questo è stato un po' quello che mi ha spinto nella scrittura di questo libro. Cioè, scrivere articoli scientifici, cioè, qui fra tutti quelli che siamo qui ce ne abbiamo, facendo la somma, quasi 1000 fra tutti di articoli, no? È una cosa che è fondamentalmente noiosa, perché va scritto sempre allo stesso modo: l'introduzione, il materiale e metodi, i risultati, la discussione, le conclusioni, e non c'è quasi nessuno spazio per qualche divagazione che non sia strettamente attinente al commento e all'analisi del dato. Allora, dopo un po' uno è contento, aumenta l'H-index, però dopo un po' uno si rompe le scatole e ha bisogno di raccontare una storia, cosa che c'ha bisogno, perlomeno a me è venuto il bisogno di raccontare una storia, cosa che non si può fare se non scrivendo un libro. Ma siccome non sono uno scrittore, io un romanzo non lo so scrivere, mi immagino perlomeno. E ho deciso di raccontare una storia partendo da quello che conosco meglio, che è la neurofisiologia, però facendolo in modo un po' anomalo. Chi l'ha letto lo sa, chi non l'ha ancora letto lo scoprirà fra poco. Questo è sicuramente un saggio scientifico, ma è un saggio che dentro ha tanto di autobiografico, ha tanto anche di mare in mano, che sono le mie origini, perché ci sono dei termini che in un saggio scientifico ci stanno come il cavolo a merenda, si direbbe noi, ma che in realtà è stato uno degli aspetti che è piaciuto anche all'editore, che colgo questa occasione pubblica anche per ringraziare, perché lo sviluppo di questo libro è stato guidato in un modo veramente professionale dal personale di questa casa editrice. Per esempio, le bozze me l'hanno fatte rivedere 3 volte. Alla quarta volta le ho detto: ma voi me lo volete fare imparare a memoria sto libro? Cioè, c'è proprio una attenzione maniacale giusta alla forma. Infatti mi dicono gli esperti che nel libro non c'è nemmeno un refuso di stampa, che è una cosa abbastanza rara. Io non la farei più tanto lunga, lascerei però la possibilità, se il rettore me la concede, di far fare qualche domanda al pubblico. Però vi chiedo, per fare la domanda dovete venire qua, perché se no in streaming non si sente. Oppure la ripeto io. Aldo Ragazzoni, vieni. Anche qua davanti. Anche qua, Aldo. Sì, sì. Torno alla
mascherina, altrimenti si sente. Io sono rimasto veramente molto entusiasta del libro. Devo dire, all'inizio anch'io sono rimasto sorpreso da questo modo di presentare le cose, ma ho capito con tanti aneddoti, alcuni dei quali veramente molto, molto gustosi, ma devo dire che cattura in maniera straordinaria questa intercalare degli aneddoti l'attenzione del lettore. E comunque il libro chiaramente presenta una panoramica sulle frontiere attuali delle neuroscienze, con tante notizie interessanti. Ci sarebbero veramente molti spunti. Una cosa volevo chiederti, una considerazione di carattere più scientifico. Voi avevate iniziato qui a Siena una cosa diversi anni fa, lo studio dell'intelligenza, l'intelligenza solida, l'intelligenza fluida. Quando lessi i primi lavori dissi: ma ci vuole un coraggio notevole per affrontare in termini neurofisiologici un argomento così, diciamo, delicato, così importante. La cosa che mi ha colpito nel libro, non ero aggiornato sulla cosa, è su questi ultimi sviluppi, è quando descrivi che nei vostri esperimenti di neuromodulazione, in cui valutavate gli effetti, credo attraverso poi la risonanza magnetica funzionale, quello che emerge è l'intelligenza fluida, viene a basarsi, come correlato importante, non le grosse connessioni che noi vediamo in risonanza funzionale, ma quelle più delicate, quelle più, diciamo, fragili. E questo, secondo me, è una cosa notevolissima. Non so se siete andati avanti e avete ulteriormente elaborato su questo tema, che francamente mi ha assolutamente entusiasmato. Grazie Aldo della domanda. In realtà questo filone di studio sull'intelligenza, per questo filone di studi bisogna ringraziare Emiliano Santarnecchi, che è un nostro collaboratore, che ha fatto il dottorato di ricerca qui in Italia e poi si è trasferito, prima è andato a Boston per perfezionarsi. E a Boston questo l'hanno preso ovviamente come un regalo a costo zero, perché la formazione l'aveva fatta in Italia, intelligente lo era di suo, e gli hanno offerto un posto di lavoro. E ora è professore all'Università di Harvard e con grande sacrificio riesce comunque a continuare a collaborare qui con noi, e appena può, anche pandemia permettendo, un salto a Siena lo fa. Quindi l'idea di studiare l'intelligenza è stata sua di quella di studiarla andando a valutare la risonanza funzionale in resting state. Ora non è che si può entrare nel tecnico, ma è stata sua anche l'idea di elaborare questi dati andando a cercare qualche cosa che non era mai stata cercata prima. Cioè nel nostro cervello tutte le reti neurali di cui aveva accennato prima il professor Rossi è fatto di reti neurali, no? C'è una parte, la parte posteriore che parla sempre con la parte più anteriore del cervello, insomma una serie di connessioni molto intricate che possono, applicando degli algoritmi di analisi estremamente difficili, io quando i ragazzi del laboratorio mi fanno vedere queste analisi faccio finta di capire, ma in realtà non è che c'è. Capisco il senso generale, ma non capisco che c'è dietro l'algoritmo di analisi. Con questi algoritmi si può vedere quanto è forte il legame fra due o più aree, insomma, quanto sono forti i legami neurali all'interno di una rete. Ci sono delle connessioni forti, difficilmente mutabili, e ci sono delle connessioni più deboli. Quello che abbiamo visto in questa serie di studi, fatti anche con il professor Rossi, è che la maggior parte della varianza della parte fluida dell'intelligenza, cioè di quello che ti consente di risolvere un problema nuovo non basandoti su quello che già sai, cioè sulle conoscenze pregresse, la maggior parte di questa varianza è spiegata dalla quantità di connessioni deboli. E questa, secondo me, è una
probabilmente è un articolo che potevamo spendere anche parecchio meglio, ma che abbiamo avuto un po' troppa fretta di pubblicare. La cosa bellina, un aneddoto che racconto anche nel libro, è che raccontando questo tipo, questa rilevanza delle connessioni deboli a un mio amico cardiologo che ha, credo ora abbia 93 anni e che vive in una casetta sul mare a Follonica, mi disse: ma che bello, dice, io guarda, essendo cardiologo, dice, l'augurio migliore che potevo fare, che posso fare ai miei amici, è di avere dei buoni circoli collaterali. Ma a questo punto il migliore augurio che posso fare a tutti i miei amici è quello di avere delle connessioni deboli, perché se così siamo più intelligenti. Altre domande? Prego, professor Pratichizzo. Complimenti a tutti. Le parole, devo dire che le parole che ho sentito dai maestri di Simone mi hanno emozionato, ma insomma hanno emozionato anche molto di più Simone, devo dire. Complimenti. Ti volevo chiedere qualcosa sul processo di scrittura. Cioè, quanto tempo hai impiegato per scrivere il libro? E quando, cioè, quando lo scrivevi? Tipo la notte, la mattina? Dimmi un po', fammi un paragone tra cosa vuol dire scrivere un libro e cosa vuol dire scrivere un articolo. Allora, quando mi ha chiesto del processo di scrittura ho detto: ma che vuole, una lezione di fisiologia della scrittura? Dio, mi coglie impreparato. E quando l'ho scritto? L'ho scritto quando ho trovato il tempo e lo stato d'animo giusto per farlo, perché ovviamente un libro così uno non è che lo pensa dall'oggi al domani, no? È una cosa che avevo in testa da tanto tempo, anni, però non avevo mai trovato il tempo di farlo. Ci sono stati una serie di eventi che hanno creato queste circostanze, eventi che non ti dirò, che non dirò pubblicamente, e che mi hanno consentito di cominciare a scrivere un libro. Mi ricordo come fosse ora le prime tre parole che ho scritto del prologo. È un'immagine che rimarrà per me indelebile, anche perché in quel preciso momento ho avuto la sensazione che il libro l'avrei finito. Non ti so spiegare da quale parte del sistema limbico è venuta fuori questa sensazione qui. E ti dirò che è stata credo, l'esperienza più divertente che ho fatto nel mio percorso lavorativo, scientifico, insomma da quando sono diventato grande, perché ti pulisce la mente, perché quando scrivi un libro, te sei lì col libro. Mia moglie lo sa bene perché mi vedeva, e ti rispondo con questo: a quando l'ho scritto il libro, un po' l'ho scritto nelle notti di guardia quando non suona il cercapersone e deve andare al pronto soccorso, ma tanto l'ho scritto a casa 40 minuti prima di cena, dopo cena, a volte la mattina, e mi dicono che per questi 3-4 mesi in cui ho costruito un po' il nocciolo della storia ero abbastanza assente in casa, non so se confermi. Però è una cosa divertente e terapeutica, soprattutto se decidi di dedicare il tuo tempo a qualche cosa a cui tieni parecchio, come può essere appunto un libro. E io credo che sia comparabile a una serie di sedute di tipo analitico, va bene? Con te vai in analisi quando hai qualche problema da risolvere. Io in quel periodo lì avevo qualche problema da risolvere, ho scritto questo libro e soprattutto ho speso parecchio meno che andare in analisi, perché ho fatto tutto da solo. Altre domande? Prego. Vieni Max. Massimiliano Angelini. Co-organizzatore del TEDx di Siena, a cui ci siamo, format di teatrale a cui siamo particolarmente affezionati. Allora, io conosco Simone, ci siamo conosciuti appunto per questa occasione, anche per altri ambiti. Non sono un tecnico della materia, non conosco, diciamo, la filologia, non conosco le neuroscienze.
Però ho apprezzo e ho apprezzato tantissimo anche l'introduzione fatta dai professori, perché ovviamente conoscendolo bene hanno colto il Simone che anche io ho conosciuto, ossia questa capacità, il suo rigore scientifico, okay, la sua preparazione profonda, ma quella cosa di cui veramente esce fuori nella persona di Simone che mi ha realmente affascinato è la sua capacità di approcciarsi a problemi in maniera disruptive, in maniera innovativa, con un approccio fuori dagli schemi sempre, pur all'interno chiaramente di un rigore accademico che chiaramente gli è riconosciuto da tutti. E questa cosa qua, oltre che nella sua materia di, chiaramente di indagine, quindi del suo lavoro, lo fa un po' in tutta la realtà delle cose e ha sempre delle interpretazioni estremamente, come dire, originali. E questa cosa qua, secondo me, ecco, aiuta anche la sua interlocuzione in altri ambiti di discipline, per esempio la collaborazione del professor Patechizio, che secondo me in qualche modo, passatemi il termine, forse anche un po' esagerato, è un po' geniale da certi punti di vista. Cioè, l'approccio disrupti, quando riesce a rompere gli schemi, questa è una cosa, Simone, che io apprezzo tanto ed è il motivo per cui lo seguo sempre con interesse anche in ambiti che non... Ecco, volevo proprio chiederti questo, no? Cioè, anche vista la tua, come dire, attività di docente, all'interno dell'Accademia... Ovviamente si seguono i dettami accademici e quindi la dottrina, ok? E si sta dentro evidentemente a quello che sono ovviamente la bibliografia. Ecco, ma quanto nel tuo approccio, forse lo conosco, ma quanto rilascia anche ai tuoi studenti invece di questa capacità anche di sorprendersi, di non tracciare, diciamo, strade conosciute, ma di cercare anche di provare vie o meno battute in questo senso. Ecco, era un po' questa era un po' la mia curiosità. Non lo so mica. Cioè, nel senso, a lezione un certo cliché va tenuto, però diciamo l'approccio che ho utilizzato nel libro, quello di alternare delle cose rigorose, scientificamente difficili, con argomenti un po' più leggeri o con delle metafore per far entrare meglio nell'argomento i ragazzi. Questo è una, non una tecnica, cioè è un modo di pormi che ho, ecco. Se poi questo è veramente efficace per la loro formazione non te lo so dire. Questo sinceramente non lo so, però è una bella domanda, ora ci penso bene. Ragazzi, certo, no, Sara. Allora, lei è Sara Romanella, dottoranda del laboratorio che abbiamo alle Scotte, psicologa. Non volevo entrare nel merito, non volevo fare nessuna domanda, però dato che stavate parlando delle capacità del prof di insegnare, noi siamo del laboratorio, quindi abbiamo l'opportunità di imparare da lui costantemente e una delle cose che è stata detta e che secondo me è in assoluto la migliore, oltre alla capacità, ovviamente le conoscenze in generale di qualunque cosa, è la capacità di stare in un laboratorio dove ci si sente liberi di fare domande anche dalle più sciocche fino a quelle più... qualche progetto sperimentale più disparato di qualunque tipo e il professore è in grado di creare un'atmosfera secondo me per cui abbiamo tutti voglia di stare in laboratorio, ci viene facile, non pensiamo di riuscire a fare altro nella vita dopo esserci stati e credo di poter parlare per tutti e quindi secondo me è una capacità in generale di insegnare che è proprio questo passaggio dalla conoscenza al però ve lo presento in un modo che viene troppo facile, quindi è impossibile non volerlo fare. Scusate, mi sono permessa di inserirmi. Per esempio, con Sara questa modalità di insegnamento è venuta bene, perché lei è due anni, un anno e mezzo, che è da noi, ha pubblicato 3 articoli con una media di impact factor per articolo vicina a 10, che è una cosa, credo... Professor Rossini, lo dico perché in streaming giustamente ha detto a Sara vieni a Roma, ma
Io preferirei che rimanesse a sera. Ci abbiamo tempo per un altro paio di domande. Francesco Fasano, non parlo di mitocondria. Allora, questa è una situazione un po' anomala per me per fare domande a Simone, perché normalmente gliele faccio mentre usciamo in bici, in salita, perché si va piano, io parlo, e dopo un po' lui con un filo di voce mi risponde: ti dico in cima alla salita. È ben percepibile, tenendo questo testo in mano, sia il racconto di una storia di vita e di una storia di scienza, sia soprattutto l'impressione che ho avuto io, una finestra su quello che può essere veramente una delle più grosse prospettive della scienza a livello globale. Lo stimolo cognitivo, l'interazione fra medicina, informatica, tecnologia e cervello. Questo apre delle prospettive che posso soltanto vagamente ipotizzare, prospettive sia positive che magari un po' più cupe, utilizzi anomali, sovrasfruttamenti, anche influenza sull'uomo a qualunque livello, fino ad arrivare alle applicazioni militari. E qui sicuramente te hai molte più idee di noi di quelle potrebbero essere le applicazioni. Allora, la domanda che ti faccio è: lo scienziato Simone, che approccio etico, che idea ha di quello che sta facendo crescere in maniera brillante ed eccezionale? Cioè, che armi, che strumenti consegni in mano alla prossima generazione di scienziati, alla prossima generazione di persone, di politici, di decisori? Allora, io personalmente non ne consegno nessuno, perché non è che ne ho inventato qualcuno. Per esempio, qui c'è, fra di noi c'è il professor Rossini, che si può vantare di aver insegnato agli europei e agli americani ad utilizzare alcune delle metodiche di stimolazione cerebrale, perché credo sia stato il primo, insomma, a portarla a queste parti insieme a Rottweil e a introdurle nella pratica clinica. Però, ho capito il senso della domanda. Il concetto è: siccome con queste metodiche di stimolazione cerebrale non invasiva si può modificare il comportamento delle persone, è chiaro che nascono degli interrogativi su che cosa poi vogliamo far fare a queste persone, no? Come scienziati noi abbiamo una risposta obbligata, perché noi utilizziamo dei setting sperimentali estremamente controllati, misuriamo delle performance prima e dopo una determinata stimolazione e traiamo delle conclusioni in senso di efficacia, ma prima ancora, come diceva anche prima il professor Rossini, in senso di sicurezza. Quello che non siamo in grado di controllare, né io, né il professor Rossi, né il professor Rossini, né addirittura il rettore, è che queste apparecchiature ormai, alcune di queste apparecchiature, sono a disposizione nel mercato libero. Cioè, uno va in internet, con 300 euro si compra un caschetto collegato ad una pila che ti viene venduto con delle pubblicità, migliora le tue sinapsi, vai più forte in bicicletta, raggiungi Francesco Fasano in salita, eccetera, eccetera. Su questo purtroppo manca, questa è una delle parti chiavi del libro, manca una regolamentazione specifica. E credo sia anche in parte colpa delle società scientifiche che non siamo stati pronti nel reagire a questa ondata di marketing. Noi non possiamo fare altro come scienziati, che abbiamo fatto dei documenti ufficiali come Federazione Internazionale di Neurofisiologia Clinica, dove si mette in guardia gli utilizzatori nei confronti, per esempio, di queste apparecchiature che si trovano in internet. Perché? Per tanti motivi. Perché, primo, non sono certificate, per cui non è detto che l'apparecchiatura che ti vendono, che fa la corrente o positiva o negativa, in realtà poi sia quella che utilizzi te in laboratorio. Cioè, ci sono degli studi che fanno vedere che questi attrezzini che compri in internet hanno sul cervello un effetto opposto a quello per cui
vengono in realtà vendute. Per cui, diciamo, siamo in un punto nodale in cui anche come comunità scientifica bisogna essere più presenti come sorveglianza e probabilmente interagire di più anche con i vari comitati di bioetica e agenzie regolatorie a livello europeo e internazionale. Magari si può sentire anche l'opinione del professor Rossini su questo. Prof. Il problema ce lo siamo posto, tant'è vero che se non sbaglio proprio nell'ultimo grosso corposo articolo che hai curato te sulla safety, scritto da un panel di esperti a livello internazionale che veramente rappresenta i massimi esperti, c'è tutto un settore dedicato all'etica, perché la tentazione è sempre la stessa: l'uomo alla fine vuole creare il superuomo, non ci stanno santi. E c'è tutto un filone di ricerca cosiddetta, tra virgolette, che mira a quello che viene definito il neuro enhancement, cioè aumentare le capacità del nostro cervello oltre a quello che madre natura ci ha dato. Ora, io capisco che delle volte parlando con alcune persone, soprattutto ascoltando i nostri politici, uno gli verrebbe la voglia di dire: ma ci serve un sacco di neuro enhancement perché abbiamo ampi spazi di miglioramento. Però bisogna ricordarsi che la coperta è sempre quella, e se si potenziano all'infinito dei circuiti o oltre il limite alcuni circuiti, sicuramente se ne danneggiano degli altri. Cioè il cervello è un sistema di bilanciamenti continui, di ingresso e di uscita, che è molto delicato e che si rompe in presenza di malattie psichiatriche, si rompe in presenza di malattie neurologiche. Andarlo su un cervello normale a modulare per potenziare in modo selettivo solo una cosa, senza essere in grado, perché non lo siamo, di controllare le mille altre cose che quel cervello fa, pone a dei rischi notevolissimi, che sono poi sostanzialmente gli stessi rischi degli psicofarmaci usati male, gli stessi rischi di sostanze di abuso, perché alla fine dei salmi le correnti elettriche sulla chimica delle sinapsi vanno ad agire, potenziano la produzione di alcune sostanze trasmettitrici e inibiscono altre, potenziano alcuni circuiti e inibiscono degli altri. Quindi il problema di regolamentare tutto questo settore ha una doppia valenza fondamentale: una valenza di non buttare tutto a vacca, perché il rischio è che tutto questo filone di ricerca venga banalizzato, ridicolizzato dai device che si comprano in internet e che corrispondono a quando all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, c'erano i ciarlatani che andavano in giro dicendo: ti do la scossa in testa e ti potenzio questo, ti potenzio quell'altro. E dall'altra parte bisogna che ci sia una capacità della comunità scientifica di porsi dei limiti entro cui muoversi. Io sono medico, mi piace molto lavorare sulla fisiologia di base, ma mi piace che poi ci sia un'applicazione di cura. Andare a pensare a potenziare un cervello sano è una cosa che non mi appartiene, almeno non mi appartiene oggi, forse apparterrà ai medici di domani. Lavorare per rimettere a posto un circuito rotto mi appartiene, lavorare per migliorare un circuito formatosi in 600 milioni, diceva prima Alessandro, di evoluzione, mi sembra il solito la solita botta di psicosi delirante dell'uomo che vuole creare il superuomo. Bene, altre domande? Alessandro Giannotta, specializzando in neurologia, vero scrittore, autore anche di una trilogia.
Allora, volevo fare una domanda un po' a tutti, considerando anche un po' quello che è stato detto fino ad ora. Partendo dal titolo del libro, no, che è il cervello elettrico, e riallacciandomi anche alle parole del professor Alessandro Rossi, che ha detto che, insomma, un collegamento tra quello che accade nel cervello e l'uno e lo zero del digitale è abbastanza poco, no? Lui ha detto, io preferisco l'analogico. Esiste però, diciamo da un po' di tempo, correggetemi ovviamente perché parlo ancora da uno che inizia sostanzialmente ad approcciarsi a queste cose, una considerazione nuova delle reti neurali, e cioè dal punto di vista quantico e quantistico. Cioè, la mia domanda a questo punto è, considerare le reti neurali dal punto di vista quantico, e quindi non più come uno e zero, ma come tutta la serie sostanzialmente di stati che può raggiungere, insomma, sostanzialmente la connessione neurale, insomma, eccetera. Serve, ha senso, semplifica le cose, l'avvicina di più a quello che effettivamente è il funzionamento dell'encefalo, o rischia solo di complicare un pochettino il tutto? Insomma, rispondendo un'idea proprio per scrivere il nuovo libro, che è il cervello quantico, tipo. Cervello quantico credo sia già stato scritto, però, se non sbaglio. Come immagini, le mie cognizioni di fisica quantistica non è che siano molto elevate, cioè proprio non ho quasi idea di che cosa si parla, per cui su questa parte lascio poi rispondere il professor Alessandro Rossi. Quello che ti voglio dire io però è questo. Allora, la questione digitale analogica in ambito cerebrale è questa. Cioè, il neurone risponde, cioè o parla o sta zitto. Cioè, c'è il potenziale d'azione o non c'è il potenziale d'azione. E questa sembra una cosa banale, ma che deriva da una integrazione raffinatissima che ogni singola cellula neuronale fa. Cioè, il neurone più meno complicato di tutti riceve 5-10.000 contatti sinaptici da quell'altro neurone e millisecondo per millisecondo fa una analisi di tutte queste piccoli potenziali elettrici che riceve e decide, cioè prima di decidere integra nel soma della cellula se sparare, cioè se fare lo zero o l'uno, no? Per cui io ripeto, le mie cognizioni di fisica quantistica sono nulle, per cui non ti so rispondere, però credo che già un'analisi così raffinata sia difficile, come quella che fa il neurone, sia difficile trovarla in natura. A te, Alessandro, sulla fisica quantistica, al microfono. Certo. Giustamente dico per chi sta in streaming, il professor Rossini, che è vero che il singolo neurone emette un segnale tutto o nulla, cioè 0 e 1, un segnale digitale, ma le reti neurali, che poi sono, rappresentano fondamentalmente quello che noi siamo o che non siamo, ragionano e cooperano in modo totalmente analogico. Allora, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio tutti anche a nome loro. È stata un'emozione incredibile ascoltare le parole di prima e soprattutto raccontare di questo libro davanti a una platea di così tanti amici. Grazie di tutto.